Oh, Giovanni Veronesi, oh, come stai? Bene, bene, sto bene. Non lo faccio bene, va bene, facciamo finta di niente. A spettacolo mania su spettacolo mania, Globo d'Oro 2024 per Romeo e Giulietta, o Giulietta e Romeo. Sì, è quell'accento, quel piccolo accento che cambia tutto, cambia tutte le carte in tavola. Sono contento perché all'inizio tutto sembrava difficile, Pilar che doveva fare un uomo, Castellitto che all'inizio non poteva, un copione abbastanza strano che poteva essere molto pericoloso, e invece poi adesso sono qua candidato al nastro, al globo, insomma sono molto molto contento perché era una scommessa difficile da vincere. Hai fatto una cosa bellissima, non ci credo, senza saperlo, senza esserne consapevole, hai fatto una cosa molto unica. No, io ci ho provato, ho tentato di capire cosa stavo facendo, però poi sai, quando lo capiscono bene anche tutti gli altri, soprattutto il pubblico, i giornalisti in questo caso, sono state critiche molto belle, forse deve essere il film dove ho ricevuto critiche migliori di tutta la mia carriera, per cui insomma 60 anni vuol dire che ancora sono lucido. Più dei moschettieri? Sì, la stampa, devo dire, non solo quella estera di stasera, ma anche quella italiana, mi ha accolto in un modo clamoroso, con grandissimo affetto. E adesso che cosa ci regalerai a breve? A cosa stai lavorando? Ma sto pensando un altro film, sto scrivendo, poi ho fatto un documentario sulla Valanga Azzurra, questi sciatori degli anni 70, di cui vado molto orgoglioso e aspetto che esca a ottobre, novembre. Comunque c'è Pilar, l'hai incontrata sicuramente? Sì. Pilar Fogliati, che ti consegnerà il premio. Ci siamo dati appuntamento sul palco. Grazie mille, buona serata. Grazie a te, ciao ciao.